Allora, buongiorno Filippo, che aria si respira qui in Corea, in questo mondiale? Ma sicuramente un'aria calda, umida e no, a parte tutto una sensazione unica, un'aria di tranquillità, di freschezza, di buone sensazioni, almeno da parte mia, ma vedo anche dagli altri ragazzi. Comunque siamo riusciti come Italia a buttare giù tanti record italiani e fare prestazioni come quelle di Simona e di Martina uniche. Quindi sembra porti bene quest'aria. Assolutamente. Raccontaci un po' allora questo record. Se eri abbastanza tranquillo in zona mista, ti abbiamo visto. Che emozioni avevi prima della gara e cosa ha significato questo record? Ma allora, io lo dico molto sinceramente, sono stato tranquillo sia dalla batteria che alla finale, perché volevo giocarmi tutto, però non avevo pressioni. Comunque, insomma, in batteria ho fatto più o meno il mio, sono rientrato in semifinale, ho detto me la gioco senza tante pretese, è venuto fuori un tempo per me inaspettato, impensabile, e lì ho trovato un po' più di sicurezza per la finale. Naturalmente ho gestito anche questa senza pensarci troppo, sono andato lì tranquillo, ho visto altri che invece insomma erano un po' più preoccupati, un pochino più insomma non erano tranquilli come me, quindi sono andato lì, ho cercato di gestire un pochino meglio la gara. E è venuto fuori un altro record italiano che speriamo possa aiutare la 4x2 venerdì. C'era la consapevolezza di una buona preparazione, probabilmente, che ti ha dato anche quello come possibilità di affrontare al meglio la gara? Sicuramente. Già l'avvicinamento con il collegiale a Tokyo mi ha dato delle sicurezze in più. Comunque tutto il percorso dell'anno con il mio allenatore Paolo Palchetti, con tutto lo staff di Firenze, con appunto Matteo Restivo e Lorenzo Zazzere, che sono compagni ormai da una vita, abbiamo seguito un programma che era fatto apposta per questi mondiali. Quindi non c'erano vie di mezzo, non c'erano gare nel mezzo da fare bene se non appunto gli italiani assoluti. E si è visto che questo lavoro ha funzionato ed ha aiutato a fare risultati anche per me stesso e per la nazionale. Grazie mille e in bocca al lupo allora per la staffetta. Sì, crepi il lupo, anzi viva il lupo, scusate, e grazie a voi.